In questo report analizziamo l'attività dell'Unità Operativa Tutela Ambientale, riportando le nostre principali operazioni. Nel solo 2010 la produzione di rifiuti speciali in Italia si è attestata su circa 138 milioni di tonnellate, di cui solo in Campania circa 8 milioni. Dal controllo sui produttori sono scaturiti diversi sequestri. In via Nicolardi Vedima ha denunciato il titolare di un'officina meccanica che smaltiva rifiuti gettandoli nei cassonetti dell'indifferenziata, mentre in via Carlo Franza veniva sottoposta a sequestro un'officina meccanica dove il titolare aveva adibito in un locale attiguo una vera e propria discarica, accumulando i rifiuti anche sul terreno. In via Agnano Agliastroni sono stati sanzionati due rinomati pub responsabili dell'abbandono dei rifiuti in strada. Continuano i controlli sugli autocarri che trasportano rifiuti. Spesso, da un fermo di polizia stradale, si arriva fino al locale o all'appartamento dove si effettuano lavori edili. Analizzando i dati, accade spesso che lo smaltimento illegale dei rifiuti nasconda un'attività illecita. Agenti del nostro reparto fermavano per un controllo un autocarro carico di rifiuti edili in via Cirillo e in seguito alle ammissioni dell'autista si procedeva al controllo del cantiere in via Luigi Settembrini. Il locale veniva sequestrato perché sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. L'amianto è un'emergenza nazionale, così in una recente pubblicazione il Ministero della Salute. Il momento più pericoloso è proprio il processo di rimozione e smaltimento. Ricordiamo infatti che tali attività, effettuate da operatori non autorizzati, è pericolosa e per i cittadini e per i lavoratori, che spesso procedono alla rimozione senza le dovute cautele. A tale proposito si segnala il sequestro di due siti, dove erano in atto operazioni di rimozione di amianto senza autorizzazione. L'intervento degli agenti ha comportato la denuncia per i proprietari e l'obbligo di smaltire l'amianto regolarmente. Più in generale, i controlli della Polizia Ambientale hanno prodotto 68 contestazioni di illecito conferimento di rifiuti. Dall'analisi dei dati urge sottolineare l'evidente difficoltà per gli operatori commerciali di implementare le procedure di riciclo degli imballaggi. Nasce questo mese il profilo Facebook e Twitter della Polizia Ambientale, un dialogo diretto e multimediale con i cittadini e le associazioni e che ha riscontrato da subito un inaspettato entusiasmo con più di 30.000 contatti settimanali. Proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini sono stati effettuati interventi in diverse zone della città, da Piazza Gerolomini, dove venivano multati i cittadini che depositavano rifiuti fuori orario, a Via Gianturco, dove veniva sorpreso un cittadino rom ad abbandonare rifiuti in un'area verde, dalle sanzioni comminate ad una nota catena di fast food in Piazza Municipio, al controllo sull'abbandono dei rifiuti in strada in via Raffaele Ruggero. In collaborazione con la CSI Gaiola Onlus, il reparto ha partecipato alla giornata internazionale di sensibilizzazione e pulizia spiagge, scogliere e fondali. Per la serie Prima e Dopo vi segnaliamo il caso di Piazza Settembrini, dove da anni esisteva un cumulo di rifiuti edili che occupava interamente la piazza del centro storico. Successivamente all'intervento del reparto di Polizia Ambientale, sono stati sottoposti a sequestro due cantieri e il sito ripulito. Ricordando che la percentuale di raccolta differenziata è al 26,5%, invitiamo tutti a differenziare i rifiuti, a rispettare gli orari di conferimento e a ridurre il volume dei rifiuti. L'invito più importante rimane comunque quello di essere sentinelle attive del territorio, segnalando ogni abuso.